Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco. Isacco generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esron. Esron generò Aram. Aram generò Aminabat. Aminabat generò Naasson. Naasson generò Salmon. Salmon generò Boz da Raca. Boz generò Obed da Rut. Obed generò Jesse. Jesse generò di Davide, Davide generò Salomone, da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboam, Roboam generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Josafat, Josafat generò Joram, Joram generò Ozia, Ozia generò Joram. Joatam generò Agaz, Agaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli, al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabel. Zorobabele generò Abiu, Abiu generò Eliacim, Eliacim generò Azor, Azor generò Sado, Sado generò Achim, Achim generò Eliu, Eliu generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. La somma di tutte le generazioni, da Abramo a Davide, è così di 14. Da Davide fino alla deportazione in Babilonia è ancora di 14. Dalla deportazione in Babilonia Cristo è il fine di 14. Parola del Signore. Era l'uomo che aveva diritto a dire, a fare e a volte anche a disfare.
succede una cosa molto bella. A Giacobbe nasce Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù. Solo un'indicazione tecnica. Questa pagina richiama la Genesi, e nella Genesi c'è la genealogia dei padri, Abramo, Isacco, Giacobbe. Matteo aggiunge Maria in questa sua genealogia per dire una sola cosa. Dalla Genesi viene la discendenza dell'errore, dello sbaglio. Matteo richiama Maria come colei che dà una svolta alla salvezza delle persone. Nasce Gesù da questa donna. Gesù è diverso. Gesù è un altro. Gesù non appartiene a questo mondo. Lo ricordate quando nel Vangelo ogni volta si riferisce alla gente, che era il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, Giacobbe, il Dio dei vostri padri, perché Gesù è il Cristo che prende la totalità di Dio, ma ne dà una discendenza nuova. Noi siamo sicuramente discendenti di Abramo, né peccato, ma siamo unigenito come Cristo e quindi salvati e redenti da Gesù. Questa notazione non deve sfuggirci, non è una notazione semplicistica che il Vangelo ci ricorda, è l'identità della nostra vita, è la nostra appartenenza, è l'essere cristiani, essere in Cristo Gesù. Anche nel nostro linguaggio molte volte ci perdiamo quando diciamo di una persona qui è un buon cristiano, quasi vorremmo dire quello è una buona persona. Essere persona un po', essere buon cristiano un altro po'. Essere buon cristiano è qualcosa di più, è l'essere in Cristo Gesù, è l'essere appartenenza al Signore. E allora ognuno di noi appartiene a Cristo Gesù, e questa mattina ne dà compiutezza a questa genealogia. Anche noi, come il Signore, siamo chiamati a dare una svolta nella nostra vita, siamo chiamati a cambiare direzione, siamo chiamati a preparare questo Natale per accogliere Gesù. E allora, al di là delle luci, al di là dell'albero, facciamo posto al Signore nella nostra vita. Se abbiamo scelto di essere questa mattina, e questa mattina siamo qualcuno di più, molti, al di là del fatto che se fai la novena in un posto freddo la sera del mattino non viene nessuno, questa è la smentita. Questa è una smentita, perché chi vuole fare un piccolo sforzo lo fa. Perché chi sceglie il Signore lo sceglie per davvero, lo sceglie e lo manifesta nella sua vita. E questa mattina noi l'abbiamo scelto, prendendoci un po' del nostro tempo, uscendo dalle calde del tempo del nostro letto, per celebrare questo. E allora è bello quando si sta con il Signore, è bello quando si sta con di noi, è bello quando riusciamo a dire della nostra vita, anche il nostro essere cristiano, camminiamo l'uno accanto all'altro e proviamo a sorreggere chi è affaticato nel cammino, proviamo a dare una spalla, proviamo a dare possibilità a chi è un po' indietro, a chi è lontano, a chi è etichettato, a chi non si sente accolto. E questo Natale sia un Natale diverso, sia un Natale accogliente, fatto anche dalle nostre mani, perché il Signore ci ama così. La festa del Natale
stimola una preghiera più fervorosa e incessante. Supplichiamo Dio, datore di ogni bene. Donaci, Padre, il tuo Figlio Gesù. Donaci, Padre, il tuo Figlio Gesù. Padre Santo, fin dai tempi antichi, hai preannunciato la venuta di Cristo. Hai mantenuto viva l'attesa con la parola dei profeti. Concedi al popolo ebraico, primo destinatario della promessa, di riconoscere Gesù, preghiamo. Donaci, Padre, il tuo Figlio Gesù. Padre Santo, il tuo Figlio, venendo nel mondo, si è inserito nella nostra storia di peccato e di miseria. Facci capire che tutto è stato redento e che ogni avvenimento della nostra esistenza fa parte della storia della salvezza. Preghiamo. Donaci, Padre, il tuo Figlio Gesù. Padre Santo, ci insegna a riconoscere in Gesù la sapienza che tutto dispone con forza e dolcezza. Concede a tutti, scienziati, filosofi, letterati, artisti, di lasciarsi illuminare da Cristo, la luce che viene da ogni uomo, preghiamo. Donaci, Padre, tuo Figlio Gesù. Per la donna, chiamata a essere collaboratrice di Dio con la maternità, preghiamo. Donaci, Padre, il tuo Figlio Gesù. Per i sacerdoti che generano il Cristo attraverso i sacramenti, preghiamo. Donaci, Padre, il tuo Figlio Gesù. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
con il pane di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono gloria al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente giusto rendere grazie a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo per il mistero della Vergine Madre. Dall'antico avversario venne la rovina, dal grembo originale della figlia di Sion è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli ed è scaturita per tutto il genere umano la salvezza e la pace. La grazia che Eva ci tolse ci è ridonata in Maria, in lei, madre di tutti gli uomini, la maternità, redenta dal peccato e dalla morte, si apre al dono della vita nuova. Dove abbondò la colpa, sovrabbonda la tua misericordia in Cristo tuo Figlio. E noi, nell'attesa della sua venuta, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua lode.